God Save the Wine inizia la primavera ufficialmente perché c'è il sole. Claudio deve ringraziarci che abbiamo fatto venire fuori il sole, ma soprattutto il sole ce l'ha portato Claudio ad Artimino con i vini della tenuta di Artimino, vini storici ma che oggi vogliamo mettere alla prova con la cucina Fusion. Cucina Fusion, qui siamo al Gallery, ma sappiamo che è una cucina che è un po' in giro per il mondo. Bisogna che i vini toscani si adattino non tanto al cinghiale, allo stracotto o alla ribollita, ma a questi piatti. Allora, io stasera mi punge vaghezza di mangiare un po' di tempura di quella classica, quindi gamberi, verdure, ci sarà un peperone, delle zucchine, non lo so, ecco, cosa ci abbiamo? Allora, io adoro la tempura intanto, quindi è un piatto azzeccatissimo. Possiamo dividerlo. Bene, e io forse ci abbinerei il nostro rosato, quindi il vin ruspo, e quindi anche un abbinamento divertente perché, ma anche con i colori, no? Comunque questo bel rosato sul gambero, sulla frittura croccante, dorata, e ovviamente poi l'acidità di un vino così e anche il suo corpo, perché comunque non è un rosatino di poca struttura, ma anzi insomma una bella struttura, una bella acidità, una bella parte anche profumata e gustosa. Per cui insomma secondo me si sposa bene sia con la verdura che con il gambero in tempura. Mi stuzzicano un poco, sai che ho i rosa, io c'ho insomma a me il rosa, ho appena scritto un libro sui vini rosa, sono una grande tendenza e sono dispiaciuto perché in Italia li bevono in pochi, invece in una situazione come questa cascata in piedi. Comunque questo è una DOC, quindi un vino storico, il ruspo di Carmignano, probabilmente è uno dei primi rosa del mondo, e quindi potete fare bella figura sfoggiando anche un po' di erudizione. E invece però siccome un piatto sicuramente poi gamberi non mi basteranno mai, che dici, un ramen, che anche quello è un, non so se a te piace, a me ora più d'inverno ma anche d'estate se si sceglie bene gli ingredienti. Qui addirittura c'è un ramen dove c'è il maiale, il tofu, l'uovo marinato, qui insomma ci si può anche sbizzarrire. Sì, qui forse ci possiamo anche divertire, ma diciamo anche con un rosso, non andrei su rossi troppo strutturati, non andrei né sul Carmignano né sulla Riserva, ma starei su un Chianti Montalbano, quindi un vino che comunque ha una bella acidità anche questo, per cui insomma è d'aiuto, però c'è anche quel tannino che male non ci sta, perché comunque si sta parlando di maiale, carne, per cui insomma ben si sposa, e poi comunque è un vino anche lì profumato, gradevole, molto fresco. Ecco, hai nominato il Montalbano, no? Sì. Che è una delle zone sottozone Chianti meno conosciute. Te con la tua esperienza dovessi dire una caratteristica del Chianti Montalbano che è poco celebrato, fra l'altro da Burde è il vino della casa, il Montalbano, ma quindi io lo trovo adattissimo a tante situazioni, ma in generale che cosa li possiamo trovare come caratteristiche? Allora, intanto c'è da dire che il Chianti Montalbano è in un contesto veramente unico, perché comunque è tutto circondato dal bosco, quindi ha tutto questo territorio particolarissimo che lo rende comunque un contesto a sé, e comunque sono anche Chianti molto eleganti, molto piacevoli. Il Sangiovese non ha mai delle caratteristiche, passatemi il termine, troppo ignoranti, nel senso che si sente la toscanità e si sente che ha acidità, il tannino e tutta la parte che a noi toscani piace, però sempre con una certa eleganza. Bello, ci ha convinto. Chianti Montalbano, non dimenticato, pochissime aziende lo fanno, sicuramente Artimino è la più importante, quelle che lo fanno, vale la pena di essere assaggiato. Grazie mille. Grazie.